Bom, vediamo un po' questo Fate of K, nuovo, nuovo, appena uscito, fresco, fresco. Oh, in italiano? Non sapevo che era in italiano, credevo fosse in inglese, ero già pronta a tradurre. Molto meglio. Sì, le cuffie sono wireless MAU, ma ho l'abitudine di toglierle quando vado in bagno, mi sono dimenticata. Sì, ogni tanto ancora mi viene da toglierle, è normale. Precipitato in un universo dormiente, Kai si sentì smarrito. Un giorno però comprese, il mondo aveva ragione, e la smise di pensare a se stesso, un peso che si sarebbe portato dietro per sempre. Capitolo 1, il risveglio. Oh, però, oddio. Ah beh, ovunque mi metto do fastidio. Cioè, non c'è un punto dove posso spostarmi con la telecamera per non dar fastidio. Ah. Ok, non so che cosa devo fare. Comunque c'è lui che si sveglia. Ah beh, forse lì effettivamente do meno fastidio. Afferrare? Ma come funziona? In che senso? Cosa devo afferrare? Uno di tre. Ah? No, spero, non ho capito come si gioca. Oh, mi spiace, Giorgio. Esatto, non portiamo il microfono in bagno. Allora, ah, aspetta. Boh, mi sa che li devo mettere in fila. Tipo, devo prendere afferrare da una parte e metterlo dall'altro, nelle immagini giuste, sì. Può essere. Quindi voleva prendere tipo una box, un tesoro, qualcosa. Ma in realtà è stato imprigionato. Ok, ed è rimasto bloccato qui. Il castello era lontano, quindi doveva portarsi, trascinare la cassa dietro con sé. Capitolo 2. Clessidra di rocce. E fu così che, con idee che non erano le sue, Kai percorse le strade della giovinezza, tornando sempre al punto di partenza, rivivendo cose semplici e note, senza rimuginare sul passato. Arrampicati. A Kai non è venuta nessuna idea per superare l'ostacolo sul suo cammino. Ah, ok. Quindi devo lasciare qui arrampicati. Quindi devo prendere le varie cose e poi le devo lasciare. Eh sì. Ah, ok, interessante. Cavoli, particolare come dinamica. Quindi si arrampica, almeno ci prova, ma cade. Salta, no, questo ci serve, ma non dobbiamo saltare, secondo me. Invece sì, Kai è stato schiacciato dalla caduta di una roccia. Magari avrebbe potuto evitarlo in qualche modo. Beh, ma oddio, io lo vedo steso, non mi viene da saltare. Però va bene. Salta, rotola via. Tipo libro game dove muori e basta. Quindi abbiamo incontrato questa specie di rana. Boh, tipo uscito da Kung Fu Panda. Se lo trascina, se lo porta in giro e... Ah, devo rifare! Arrampicati! Però così sbaglio, quindi devo andarmi a prendere le parole forse indietro. Cioè, aspetta. Salta! Dove ho sbagliato? È un loop! Ah, dite di sostituire? Salta. No, no, aspetta, arrampicati, però ci serve. Posso prendere salta e metterlo al posto di arrampicati. Avete ragione. Sì, carino. Mi piace, bello. Ok, quindi saltiamo. Arriviamo dall'altra parte del ruscello, del torrente. Qui arrampicati, decisamente. Ok, ci arrampichiamo. E troviamo un piccolo paguro. Ah, no, non è un paguro. È una specie di tartarughina carinissima, tra l'altro quanto è carina. Ok, ci saluta. Continuiamo a portarci dietro la nostra cassa. E cos'è questo simbolo? Ah, posso andare indietro nel tempo. Quindi andando indietro nel tempo mi riporta allo stesso momento in cui, vedete, era stato distrutto il ponte, perché lì invece era intero.
No, era rotto. Ok, quindi dobbiamo impedire che venga distrutto il ponte. Molto particolare. Ok, quindi questo drago ha distrutto il ponte. Quindi andiamo indietro e sconfiggiamo il drago. Wow, grazie! Bits bannati. Come mai? Ah, perché hai messo troppi... Forse troppi... No, non lo so. Sara, come dice Devil Mick, la stream squad è attiva. Ah, sì, scusate, adesso la disattivo. Sì, perché... Boh, che strano. Sì, non so, bits sospesi dal bot. Perché erano troppi caratteri, perché tipo 30 bits, evidentemente, li vede come uno, cioè vede ogni bits singolo e li banna perché sono troppi caratteri. Allora, aspettate che tolgo la squad. Ok. Squad tolta. Adesso dovreste rivedere di nuovo normale. Dovrebbe essere a posto. Perché il problema è proprio che vede i bits come se fossero... Sì. No, non li vede. Non è che li vede come emote. È che ne vede tipo troppi tutti insieme. Perché tipo sotto i 10, sotto i 100 li mette singoli. Infatti non parte neanche l'alert. Io per oggi vado, cara. Buon resto di live. Grazie, Mark. Buona serata. Se non ci sentiamo, buona Pasqua. Grazie mille. Anche a te buona Pasqua, Mark. Non lo so. Dopo magari provo a dare un'occhiata, ragazzi, al bot. Cerco di capire che cosa non va. Poi cerco di sistemare. Allora, momento. Che cosa è successo? Questo drago è arrivato come melma che poi si è solidificata in un drago. Cos'è questa specie di ciocobo dinosauro? Cioè, questo Denver meets a dinosaur. Ah, che ha distrutto questo vaso. Cos'è, un antico vaso che andava portato in salvo? Trasporta. Allora, andiamo a cambiare il trasporta, lo mettiamo qua sotto. Trasportiamo il vaso. Ok, e così arrivarono sani e salvi, perché invece del vaso è caduto il sacco. E quindi il ponte è intero. Molto, molto originale come gioco. Carino. Quindi riusciamo ad attraversare, ma c'è un malintenzionato che ci segue. Crebbe vedendo dinanzi a sé porte sempre chiuse. E pur conscio della presenza di altre vie, rimase irremovibile sulla sua strada, non mettendo mai in gioco se stesso. Per questo il suo riflesso non restituì mai un'aura di vittoria. Capitolo 3. Lo spasso del giocatore. Oh, che belle le parti a colori. Bellissime. Proprio belli sti colori. Sono creepy da matti sti tizi che sorridono. E? Ah, deve pagare, ma non ha soldi. Quindi torna indietro e si riporta via il suo tesoro. Ma arriviamo... ad una slot machine portatile? What? Ok, qui possiamo vincere dei soldi. Guardiamo nello spioncino. Ah. Siamo alla taverna a giocare a carte con Anne qua. Ok, quindi soldi e... Cosa possiamo fare? Fargli cadere il bicchiere? Distrarlo, forse? E se gli faccio cadere il bicchiere, succede che questo perde le carte e... viene cacciato fuori... Però il tipo mi ha visto ed è un problema? No. Ah, gli chiedo se posso entrare io a giocare a carte. Perché era chiuso perché stava giocando l'altro. Quindi, io non ho nulla però da investire. Ah, ho il portafoglio vuoto e mi butta fuori. Ok. Kai non è riuscito a trovare nulla da puntare. Va bene. Allora, cerchiamo qualcosa da puntare. Evidentemente ci servono dei soldi. Magari se teniamo il bicchiere intero, forse possiamo rubargli qualcosa. Scrigno? Posso puntare il mio scrigno? Ok. Puntiamo lo scrigno. Vai, facciamo cadere il bicchiere. Andiamo avanti. Lui viene cacciato. Io punto lo scrigno. Ok. Mi gioco questo. Lui è diventato super cattivo, improvvisamente. E che cosa devo fare?
Carte, candele. Sì, è una specie di fumetto interattivo. Super bello. Ok, quindi ho tre carte. Verde, rosso, blu. Cos'è? Tipo una mela al fuoco e questo è un cristallo, sembra. Fuoco. Ok, lui mi batte. Quindi ci serve un altro elemento. Prendiamo l'acqua. Scambiamoli. Metto qui l'acqua. Mi batte lo stesso, ma metto qui il fuoco. E mi batte lo stesso. Erba. Allora, se lui mette foglia... però cosa faccio? Erba contro erba è patta. Ah. Ah, ma lui mette sempre quello con cui io perdo, però. Ma che cacchio? Qui metto fuoco. Qui metto acqua. Ma io perdo per forza. Cioè, mi mette... Ah, perché mi legge nel pensiero. Quindi devo in qualche modo fregarlo. Lo possiamo fare. E se non penso a niente? Non può leggermi nel pensiero se non penso a niente. Eh sì. Sbrocca. Ok, adesso devo per forza giocare qualcosa. Fuoco. Mi legge. Acqua. Ok, patta, patta. È patta. Erba. No. Ho vinto! Ho vinto io! Ho vinto io! Adesso vedo io che cosa gioca! C'è uno specchio, sto vedendo quello che gioca lui! Acqua! E ho vinto io! Fuoco! E l'ho battuto! Yes! Ma carina sta cosa! Va bene, buona serata! Auguri e buona Pasqua! Chi va, ragazzi? Auguroni! Passate una bella Pasqua! Rilassatevi, riposatevi e mangiate! Domani vado a mangiare da Maria. È l'unica cosa che si può fare. Il sentimento di unione si fondava su basi diverse. Ecco perché Kai continuava a perdersi. Nella logorante ricerca di accettazione, se una via d'uscita c'era, lui fu a lungo incapace di trovarla. Capitolo 4. Cosa nasconde la cittadella? Ok, siamo tornati dai tizi, ora possiamo pagare, quindi ci fanno entrare. Ma qual è il problema? Accetta, sì. Ah, ho accettato questo viso in modo da potermi mischiare con loro. Ah no, divento uno degli abitanti della cittadella e svanisce il ricordo della mia vera identità. Ok, quindi non devo accettare. Ma se non accetto non mi fanno entrare. Oh oh. Ok, mi lanciano via se non accetto. Provo ad andarmene. Ma che cosa succede? Sentiamo una canzone. E mi sveglio. E loro chiedono soldi a questo tizio. Cos'è questa torre? Oh, c'è una vedetta. Ok, quindi questo tizio è qua di vedetta. Probabilmente dobbiamo cambiare questo. Possiamo andare nel passato. Combatti. Non voglio combattere. Accetto. Ok, vado. Perché altrimenti... Adesso io voglio vedere, scusate, lo devo vedere. Ah, se invece combattevo, distruggevo tutto. Ok, e finiva male. Ma che bello, ma ci sono un sacco di possibili cose da fare. Ok, invece accetto e vado a suonare per le strade. Quindi torno indietro nel tempo.
No, 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 aspetta. Qui devo combattere, ecco. Combatto. Gli lancio addosso il tesoro e scappo. E c'è della bella musica adesso perché abbiamo mandato qua il bardo a suonare. Oddio, la maschera non ce l'ho più. Cosa posso fare con questa persona? Corro, corro, salta. Salto. Viene distrutto tutto, mi inseguono. Arrivo quassù, ma qui devo saltare. Ok, quindi il salta mi serve qua. Però mi sgamano, mi prendono se non salto prima. Come faccio senza saltare? Do a questo, salta? No, non ha senso. Ok, quindi ce ne servono altri. Vuol dire che ci manca qualcosa che sta indietro. Salta. Ah no, devo per forza combattere qui. Che combatti. Però aspetta perché c'era qualcosa, ecco qua, nella torre. Segui la musica! Ah, serviva questa parte qua. Si abbassa la visuale della tastiera. Oh, sorry. Zorri, Zorri. Allora, andiamo avanti. Combatti. Eh no. Allora, aspetta, forse... Ah, è qua che è sbagliato, aspetta. Che fine ha fatto il bardo, scusate? Ma dove è sparito il bardo? Segui la musica. No. C'era un bardo qui. Devo aver cambiato qualcosa. Devo aver cambiato qualcosa nel passato. Riprendiamo combatti. Segui la musica. Dovevo cambiare da qui, dal sogno. Ok. Tentacoli, corri. E no, e non cambia niente se corro. E allora combatti. Combatto, ma mi prende e mi sveglio. E allora salta. No. Se non faccio nulla, mi prende. Boh, proviamo ad andare avanti prendendoli tutti. Allora, combatti o corri? Corri. Ok, corro via. Corro via, scivolo. Passo sotto, arrivo qui, quello mi spara e muoio. Ah, allora, dico, combatti! Ma sempre questa è la scena. È perché c'è la vedetta, devo distrarre la vedetta. Salta! Eh no, mi sgama lo stesso. Aspetta! Ha lanciato un cubo di Rubik! Ok, no, lui deve ascoltare la musica. Quindi ridammelo. Dobbiamo tornare al sogno. Adesso che ho gli elementi. Torniamo al sogno. Torniamo qui. Ridammi, segui la musica. Ok, adesso ce l'ho. Segui la musica. Ho perso il combatti, dimmi che è rimasto lì. Ok, combatti. Yes. Lui segue la musica. Corri. No, lui non deve correre. Lui non gliene frega niente. Io corro. No. Io salto. Salto? Ok, salto. Salto. E corro! Ma io qua devo saltare! Oddio! Ah, ok, niente salta. Forse mi serve combatti. Qui e corri. Corro via. Non mi prende questa volta. Tu non fai niente. Combatti. Salta.
combatti. E qua muoio. Ma posso fargli fare qualcosa a lui? No. Capisco, a me salta serve. Cioè, salta lo devo tenere. Corri. Combatti. Ok, posso far combattere loro. Salta. E qui mi serve salta. Qui e qui, 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 qui. Qui mi serve il salta. Ecco, salta. Oh, ce l'abbiamo fatta, alleluia. Sì, ho fatto combattere il bardo. Ok, quindi mi lancio e finisco sott'acqua. E qui incontriamo un Nautilus, che figo. Mi sveglio e c'è la tartarughina, che è diventata gigante e mi porta al castello. Oh, l'universo di Kai sembrava non avere più senso, perché lei comunicava forza pura e autentica. Insieme avevano delineato una strada, ma il vento non è mai riuscito a smuovere la roccia. E la ferita che aveva lasciato era insanabile. La donna della roccia, capitolo 5. Suo tizio ancora ci insegue. C'è la tipina. Vuole rubarle la spada. Ah, credo che la tizia sia stata pietrificata. Oh no! Ma dai! Ma ha distrutto la statua. Ok, poi la tartaruga mi riporta a terra. E io arrivo in questa radura dove è tutto distrutto. Analizzo. E trovo uno strano simbolo. Che ho anche sulla mano. Ah no, se l'è segnato sulla mano, ok. Se l'è salvato. Proseguo nella foresta. Ah, questa è la strada. Oh. Sono sicura che sia questa. Perché qui è andata via. Me la sono lavata via. Ah, no! Oh no, ok, no, mi è andata via dalle mani e abbiamo perso praticamente l'indizio. Ciao Erpino, buona serata e buone feste. A presto. Se prendo analizza che succede? Che entro e non so dove andare. Ok, no, devo per forza analizzare perché sennò non abbiamo l'indizio. E adesso mi sono persa. Ok, vai, analizza. E ci salviamo questo simbolo, va bene. Allora, ma ci sono anche i graffi sul... Dobbiamo andare di qua. E poi di qua. E poi di su. Di qua. Di qua. Evviva, ok, siamo arrivati. E non ho l'analizza però. Ora arrivo qui, ma non ho l'analizza. Però adesso noi sappiamo che in realtà non ci serve quel simbolo lì, perché basta seguire i graffi. Cioè, abbiamo marchiato la strada la prima volta che l'abbiamo fatto. Quindi ora non ci serve più. Analizza. E boh, non posso fare niente qui. Se vado indietro. Ma se vado indietro c'è solo un'analizza. Quindi vuol dire che c'è ancora qualcosa da trovare. Perché sennò qui non posso andare avanti. Ci manca qualcosa. Proviamo ad andare totalmente invece dall'altra parte. Non posso andare più indietro di così. Provo ad andare sempre dalla parte sbagliata, vediamo che succede. Niente. Mi perdo. No, non me lo fa cambiare il passato.
capisco. Qui mi serve tipo tira. No, guys, allora quel simbolo mi serve a qualcosa. Dobbiamo capire a che cosa serve questo simbolo. Boh, secondo voi dobbiamo capire che cos'è questo? Cioè, deve essere un'indicazione di qualcosa. E finché non lo capiamo, secondo me non possiamo andare avanti. Sai che penso anch'io che non sia questa? Cioè che questa sia qualcos'altro? Secondo te è sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra? Possiamo provare. Sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra. Proviamo. Allora. Sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra. E hai ragione. E avevi ragione. Dovevamo leggere la strada che era sul simbolo. Che ci porta a questo portale, ma troviamo il mostro che ci insegue. Ci attacca. Libera. Cerchiamo di liberarci. Ah! È lui che segna! Oh no! Ok, dobbiamo cambiare questo probabilmente. Allora, era sinistra, sinistra. Destra, sinistra, destra. Arriviamo qui. Combattiamo contro di lui. Non mi libero. Ma lui rovina comunque la strada. Però io adesso ho libera. Quindi non analizzo. Vado avanti. Seguo semplicemente la strada segnata. Arriviamo alla statua. Libero la spada. Anzi, prima analizza. E porca miseria. Analizza. Libera. Ok, e abbiamo la spada. Abbiamo la spada e siamo potentissimi. Basta, liberiamo la tipa, si riempie di fiori. Tutto fiorisce, ma il mostro ci insegue. Il mostro sta piangendo. Ci insegue. Non ho capito che cosa è successo. Siamo di nuovo qui, ma questa volta abbiamo la spada. Ok. Mi serve analizzare. Adesso abbiamo la spada, ma dobbiamo affrontarlo. Ah no, aspetta. Adesso è tutto fiorito. È fiorito e quindi non posso più seguire la strada. Oh no. Ecco il mostro. Ho il mostro. C'è il mostro. Che mi ha rubato la spada. Ma questo si addormenta ogni secondo? Mi ha rubato la spada e l'ha conficcata nel suo petto. Ma io adesso non ho più niente. Ok, guys, bisogna capire un attimino qua cosa bisogna fare perché è un gran casino. Allora. Allora. Se non analizzo non vado avanti. Io credo che la spada ci serva. Proviamo a rifare, sì, la strada che avevamo imparato, che è sempre quella. Era sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra. Ok, riusciamo ad andare avanti. Vai, ci siamo. Dobbiamo semplicemente rifare quella strada lì. Ok? Blocchiamo, combattiamo. Lo abbiamo ferito. Ma qualcosa ci afferra dall'oscurità. Sempre lui. Che ci lancia di sotto. Assumiamo, affrettati, unisciti a noi. Cresci professionalmente. Per farlo è noi che stai cercando. Capitolo 6, al lavoro. Finiamo in una grotta. Bravissimi, guys. Finiamo in una grotta e c'è una spada. Di nuovo, c'è sempre quella spada. Cos'è sto bagaglio qua? Ok. Cioè, credo sto tizio che li sta controllando e questi lavorano. Tipo, li sta schiavizzando. Ah, e sto tipo mangia cristalli.
E li cuce a maglia. Sta cucendo a maglia questi omini. Hanno trovato la spada. Lui la vede, la dà uno degli omini. Oh, c'è un grande ascensore che porta in alto. Non so per quale motivo. Dobbiamo andarci, ma c'è un lucchetto. Il mostro ci vede. Fa qualcosa all'orologio. E che succede? Sono diventata anche uno schiavo. Ok, non ho fatto quello che dovevo fare. E quindi basta, sono in prigione. Provo a spaccare la cassa. Ma non funziona, quindi rimango qui. Ho sbagliato tutto, mi sa. Torno indietro, ok, è di nuovo ora di lavoro. Ok, il tempo sta andando avanti. Io non so. Ah, ma forse li devo fare tutti prima che scada il tempo. No. Cioè, il tempo sta andando fisicamente avanti. Dici solo quelle con le pietre preziose? Questo non si spacca. Sì, dobbiamo trovare quelli con le pietre preziose, avete ragione. Riproviamo. Ok, giorno 2 di lavoro. Allora, le pietre preziose. Ma saranno queste. Oh, queste. E queste. No. Non sono quelle. È il colore dei cristalli che mangia, però ho usato quelli colorati. Questo secondo me non si spacca. Questo secondo me possiamo provare quanto vogliamo, ma non si rompe. Dici che devo essere più veloce con le pietre? E non so se è una questione di velocità. Il mostro cattivo del capitolo precedente aveva una catena come protagonista al braccio sinistro. Prova a cliccare più volte. Ok, proviamo. È vero. Boh. Cincin, reste. Solo viola e giallo? No, cliccando più volte non funziona. Solo viola e giallo, proviamo. Ma raga, è logico, cioè sono giochi di logica. Dobbiamo capire appunto qual è la chiave per passare. Allora, voi dite solo viola, viola, viola e giallo. E blu anche il mangiava. Il blu mi ricordo che lo mangiava. E no, non va bene. Ma il blu lo mangiava? Non sono convinta che dobbiamo spaccarle tutte. Secondo voi tutte le pietre prima che scada il tempo? Proviamo a far così. Le stiamo provando tutte. I tizi sul foglio hanno dei colori, devi prendere gli altri. Allora, osserviamo un attimo la scena. Qui ce n'è uno giallo e ce n'è uno viola. Oh, io provo a essere abbastanza veloce da prenderli tutti. Vediamo che cosa succede se faccio così. Sto bevendo. Non posso bere. Forse dobbiamo continuare a prenderli tutti. Eh no, non va ancora bene. Cioè, anche prendendoli tutti non va comunque bene. Sì, domani esce il video su YouTube anche se è Pasqua. Sì, guys. L'ho preparato ieri. È un sacco bello MP. È una specie di fumetto interattivo. Anche a me sembrava viola e giallo. Qui è viola e giallo. Forse dobbiamo prendere quei colori lì. Proviamo. Viola e giallo. E basta. Eh no. Non capisco. Ciao Dragnil, buonasera. Sul foglio su cui il capo mette le spunte, i tizi hanno dei colori. Secondo me devi prendere i colori mancanti. Ok. Lunedì fare leva anche se non è Pasquetta, non ti riposi? Ma tanto, guys, cioè, riposo stando in casa. Wow.
No, preferisco prendermi magari un po' di tempo quando riaprono tutto. Boh, a caso. C'è rosso, blu. Cos'è, verde? Al secondo giro non li ho premuti tutti? Sì che li ho premuti tutti al secondo giro. Li ho premuti tutti? Adì, raga, riprovo facendoli tutti velocemente, che mi sembra di averli fatti tutti. Vediamo. Ma sto pronta. Mi ha preso uguale. O forse non dobbiamo colpire niente, può essere. Proviamo a lasciare senza colpire nulla. Ciao, Lady River, buona serata a te. Hola, hola. No, non credo di dover andare a tempo. Prova a non fare niente questa volta. Anche se secondo me dobbiamo comunque prendere dei colori, eh. Se non faccio niente, comunque mi fa perdere lo stesso. No, se aspetto il tempo che passa, non succede niente. Solo... ma come facciamo a sapere quali sono le pietre che ci servono? Sul foglio i tizi avevano, mi sembra, il rosso, il giallo, forse il verde. Prova a colpire solo quelli uguali. Eppure ci ha fatto fare il secondo livello. Torna indietro e vedi cosa mangia. Ma lo rivediamo tutte le volte. Questo è blu, questo è viola, questo è giallo. Il blu sta colpendo il viola. Il viola sta colpendo il giallo. Però potrebbe essere un caso. Magari dobbiamo solo prendere quelli uguali. Vediamo. Provo così. Provo solo a rompere quelli uguali. No, non è neanche così. Prima me l'ha fatto fare due volte. Prova a rompere tutto tranne il viola e il giallo. Voi dite solo le pietre grosse? Potrebbe anche essere solo le pietre grosse, effettivamente. Oppure in coppia, cioè, ci sono mille teorie, guys, che potremmo fare. Proviamo a prendere solo quelle grosse. Vediamo. No. Non è solo quelle grosse. Grazie, Piero, anche a te. Buona Pasqua. E buon relax domani. Solo i colori segnati sul foglio? Lascia lo scrigno premuto? Ok. Boh, intanto qui proviamo solo le coppie di quelli uguali. E niente. Provo a lasciare lo scrigno premuto, vediamo. Eh no, prima ho provato a cliccare più velocemente possibile, ma... No, se lascio premuto non succede niente. Se faccio veloce non succede comunque niente, perché... Ah, invece sì! Dovevo essere semplicemente super, super, super aggressiva e veloce. Oh, cazzo, c'è il tempo! Apri! Non aprire. Ho preso apri. Ho preso apri, apro lo scrigno! Devo per forza aprire la porta? Dobbiamo per forza aprire. Dobbiamo per forza aprire.
Ma raga, è tutto prima che ci provavo a fare quella cosa. Fumetti? È che evidentemente non ero abbastanza veloce. Ok, allora siamo qui. Oh, prendo solo questo. Ok, apri. Adesso qui nel libro probabilmente troviamo le istruzioni. Oh, allora. Cos'è verde, marrone, azzurro? Quando è così? E niente, non ho visto. Vabbè, qui era verde, marrone e azzurro. E di là, boh, avete visto? Siete riusciti a vedere di là? Boh, sarà gli altri? Rosso, giallo? Verde? Boh. No, apri. Vediamo gli altri. Ciao Brida, grazie per i 50 mesi, grazie. Oh, aspettate, allora, giallo, rosso, viola, di là. Verde, marrone, azzurro. Verde, marrone, azzurro, rosso, giallo, viola. Quindi, allora, verde, marrone, azzurro. Verde, marrone, azzurro. E qui era viola, rosso, giallo e viola. Ma come? Cosa ho sbagliato? Aspetta un attimo. Giallo, rosso e viola. Ah, mi sa che dobbiamo guardare il tempo. Dobbiamo guardare comunque il tempo. Quindi rosso, marrone, azzurro. Giallo, rosso e viola. Buone feste, Brida. Buona Pasqua per domani. Allora. Marrone. No, giallo no. Ho sbagliato. Che palle. Sì, dobbiamo guardare l'orologio. Verde, marrone, azzurro. Giallo, rosso, viola. È verde, marrone, azzurro. No, sono sei colori. Sono tre. Verde, marrone, azzurro. Verde. Marrone e azzurro. Ancora verde. Marrone e azzurro. Che non passa l'ora. Verde e basta. Ancora l'ultimo. Adesso rosso, giallo, viola. Allora, dov'è? Solo giallo. Rosso, giallo, viola. Rosso, giallo, viola. Rosso, giallo, viola. Rimanere concentrata. Non esistono commenti e obiettivi, Amex, esistono solo opinioni. Allora, quando si parla ovviamente di gusti. Mi è andato un regalo perché sono stata brava. Lo apro. Lo faccio aprire da questo. E ci trova dentro una mia foto. Evviva! No! Seriously? Oh, ok, mi sa che non devo fargli aprire il regalo. I nomi li sono dimenticati. Glielo dobbiamo far aprire, mi sa. Era rosso, giallo, viola. Sono impiegata del mese.
No. Allora, rosso, giallo, viola. Concentrazione. Dov'è, dov'è? Nessuno qui. Rosso, giallo, viola, nessuno. Quindi mi dà regalo, non lo apro. Ok, nope, è mio. Cosa che devo fare? No, dai, cioè, c'è qualcosa che non va. Ah no, aspetta! Non mi serve più aprire il libro ora. Mi servono gli apri per le porte, guys. Ora ho abbastanza apri per le porte e posso andare giù. Perché ora abbiamo... ne abbiamo abbastanza, credo. Apri. Ecco la spada. Ok, la spada è lì. Dobbiamo arrivare a quella porta. Sappiamo dov'è. Apri. Ah, si addormenta. Questa non la devo aprire. Non la devo aprire. Ok, qua non faccio niente. Torno in cella. Il libro non ci serve più. Perché dobbiamo trovare il modo per arrivare a quella porta centrale. Il problema è che se non ne apro, cioè se non apro porte a una certa non mi fa più... non mi fa più passare. Dove lo vedi il fumetto di Naruto? What? Che Naruto hai visto? Allora, apri. Lo ricordo molto diverso Naruto. Buona Pasqua, buona Pasqua. Auguroni. Sì, forse me le fa vedere tutte. Io devo aprire solo l'ultima. Devo continuare a togliere gli apri. Ah, aveva in mano. Ah, no. Ok. No, ok. Devo mettere via degli apri. Ok. Ah, aveva in mano il fumetto di Naruto? Ah. Pensavo che tu vedessi questo fumetto come Naruto. Infatti dicevo, ma che Naruto hai visto? Ok, dobbiamo per forza farlo bene. Perché dobbiamo mettere via un apri in modo da avere... da avere poi la... lo spazio. Sì. Un apri lo dobbiamo lasciare qua. Un apri va lasciato qua. Non solo questo. Due apri vanno lasciati via. Ok. Eh sì, mi serve il regalo. Me lo sono dimenticato. Com'era? Era verde, verde, marrone, blu? Sì, verde, marrone, blu. Giallo, rosso, viola. Ok, verde, marrone, blu. Verde, marrone, blu. Marrone blu, verde, marrone blu, verde, marrone blu. C'è una fatica a memorizzarli. Stiamo giocando a un indie. Ciao, Imoji. Allora, marrone, blu. Ok. E verde, marrone, blu. Verde, marrone, blu. Marrone, blu. Ho un canale variety, quindi giochiamo veramente di tutto. Ben arrivato. Allora, verde, 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 marrone, blu. Ok, e adesso invece era rosso, giallo, viola.
Rosso, giallo, viola, rosso, giallo, viola, rosso, giallo, viola. Rosso, giallo, viola. Rosso, giallo, viola. Rosso, giallo, viola. Ok, vai, ci siamo. Adesso. Ancora. Viola, giallo, rosso. Mettiamo, apri. Ok. Evviva. Giornata di lavoro. Falliamo. Ah, è vero, sì, dobbiamo... Hai ragione. Dobbiamo per forza toglierlo, perché se... ma se non scende però poi non lo posso prendere. Adesso ne ho tre. Ma così ne ho tre però, guys. Andranno bene? Non ne abbiamo uno di troppo? Vediamo, vediamo. Ho paura che sia uno di troppo. Vabbè, vediamo. Dobbiamo arrivare a quella porta. Evviva. La spada. Ne ho due ora, sì. Ok, qui non apriamo. Qui non apriamo. Questo però non lo posso prendere. Esatto, ne ho due. Ah, perché qua l'avevo già tolto. Allora è giusto. È giusto perché l'avevamo già tolto da qui. Ero convinta che ci fosse ancora questo. E invece no. È giusto. Va benissimo. Ci siamo. Possiamo aprire finalmente. Apri. Oh. Ok, riprendiamo la spada. E con questa spacchiamo l'ascensore e liberiamo tutti. No, lui sta portando indietro l'orologio. Ok, loro si ribellano. Noi, tipo... chiamiamo l'emergenza e arriviamo al prossimo capitolo. Yes! Grandi, raga. Da dove veniva quel peso opprimente? Aveva mai avuto un sogno da condividere? Kai divenne l'ombra di se stesso. Era in compagnia dei suoi soli limiti e delle sue regole. Con una montagna di carte, di quelle che non è possibile scalare. Capitolo 7. Le mura dell'io. Ok, ci stiamo arrampicando. E siamo arrivati al castello. Apri la porta. Ok, forse non sarà così facile. C'è di nuovo il mostro. Quindi lo combattiamo. E ci porta in un posto di oscurità. Prendiamo le botte. Ah no, ok. Lui cerca di menarci, ma noi saltiamo. E qui ci serve qualcosa. Lui deve fare qualcosa. Deve prendere forse la spada. Riusciamo a sconfiggerlo? Ah. Cioè, riusciamo a sconfiggerlo. Lui è disperato. Noi lo uccidiamo. Tagliamo la testa. E andiamo avanti. Ma c'è qualcosa che non va. Attenzione. Questo era lui in passato. Cercava di entrare. Era incatenato come il nostro protagonista. Credo anch'io che abbia ucciso se stesso. Credo che quello fosse lui. Attenzione. C'è un'altra attenzione. Due attenzione. Prendiamoli entrambi. Andiamo indietro. Attenzione. Lui se ne accorge. Se accetto, che cosa succede? Divento lui. Ok, quindi se accetto diventa me. Sì, è la sua ombra. Cin cin, Domi. Cin. Non dobbiamo accettare. Dobbiamo andare avanti. Riprendiamo attenzione. Accetta. Lo risparmio. Lo risparmio e
Siamo amici? Basta, lo libero. Ah. Attenzione, attenzione. Va bene. Va bene. Allora. Ci serve qualcos'altro prima. Quindi, lo uccidiamo. Attenzione. Accetta. Attenzione. Eh no, allora prova accetta. Posso entrare nello specchio? Ho due accetta adesso. Ah! Lo specchio li raddoppia! Ok. No, ok, ho due accetta però. Ora ne ho due. Quindi, accetto. Siamo qui davanti. Eh no. Accetta. No. Perché se faccio attenzione, lui mi sgama. Accetta. No. E se non faccio niente, non prende niente. Se faccio attenzione qui, che succede? Niente. Andiamo un attimo in passato. Accetta. Attenzione. No. Ci servono tre accetta, secondo voi? Non posso più tornare indietro se lo metto qua. Se metto accetta... Eh no. No, guys. No, mi sa che di accetta non ne posso avere più di uno. Vedete che non me lo fa prendere più di uno? Nello specchio. Posso fare un accetta e due attenzione? Eh no, non me li fa duplicare. Attenzione, me lo fa duplicare invece. Forse ci servono due attenzione? Ma non li avevamo già? Mi sono sognata che avevamo due attenzione. Accetto. Scusa, cioè, non li abbiamo già fatti qua, due attenzione? Li avevamo già fatti. Li avevamo già. Specchio chiaro e specchio scuro? Aspetta, però forse due attenzione non ci servono qui. E se... Ok, non posso farlo accettare. Attenzione. Attenzione. No, non va avanti. Forse è ancora più indietro. Ci servono gli apri, guys. È apri che ci serve. È apri che ci serve. Non attenzione. Ci servono due apri. Dovevo andare molto più indietro. Come li raddoppiamo sti apri però? Attenzione. Così lui non mi sgama. Ok, io arrivo avanti. Tolgo attenzione. Lui muore. Arrivo qua davanti e raddoppio apri. Oh. Ok. Metto qui. Attenzione. E riprendo apri. Ci siamo, dai. Accetta. Accetto il suo aiuto. Apri. Apri. Oh. Madonna, era difficile. Più che altro perché avevamo lasciato un apri all'inizio e me ne ero totalmente dimenticata. Ok, apriamo. Siamo davanti alla stanza dello specchio.
Ah, ok. Davanti allo specchio vede se stesso più grande. Ah, è uscito dallo specchio. Ah, no, 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 è ancora dentro lo specchio. Think for yourself. Dobbiamo interpretare che cosa è successo. Ok, si è svegliato al lavoro. Dobbiamo interpretare che cosa è successo. Quindi lui era la sua ombra, quindi il suo dark side, la sua parte cattiva. Il ragazzo era forse... No, credo che sia lui. Credo che forse la sua parte di fanciullo, vedete? Cioè lui è... Ah, ok, è tipo un'interpretazione di questo ragazzo che si trova praticamente a lavorare probabilmente giorno e notte in questo ufficio come uno schiavo dove il tempo passa sempre uguale e probabilmente un lavoro, come dire, che c'è stressante, no? Ed è fuggito cercando se stesso. Infatti guardate i capelli dei due suoi colleghi, le maschere tutte uguali. Le maschere tutte uguali delle persone, esatto, oppresse magari da lavori dove non possono esprimere la propria creatività. E quindi quando ti metti quella maschera diventi uguale a tutti gli altri e ti dimentichi dei tuoi sogni, perché infatti lui si era dimenticato di tutto. Cioè lui si era messo la maschera quando era entrato in quel villaggio, era diventato uguale a tutti quelli del villaggio e aveva dimenticato i suoi sogni, i suoi desideri. Sì, praticamente il messaggio è cerca di vivere, cioè sì, lavora, ok, ma vivi e non dimenticarti dei tuoi sogni. Esatto. E la cassa che si portava in giro probabilmente era un tesoro che poi ha trovato, che era appunto la sua creatività. Infatti lui ha preso, non so se hai visto, ha preso la sua scatola con all'interno un taccuino, delle cose magari artistiche, qualcosa di creativo, ed è fuggito da quel lavoro opprimente che lo spersonalizzava, che lo faceva diventare il mostro, che lo faceva diventare il dark side. È da interpretare. Molto carino, molto breve ma molto carino. Sì. Esatto, con la metafora dell'adolescenza che è il periodo dei sogni, esattamente. Lui si rivedeva quando era ragazzo con mille sogni e poi da adulto invece li aveva dimenticati tutti. Perché la vita ti porta a dimenticare i tuoi sogni, però bisognerebbe ogni tanto cercare di fermarsi e riprendere magari le proprie passioni. Molto bello, brevissimo ma intenso, bello. Tra l'altro che bello che è in italiano, ogni tanto ci mettono anche delle belle chicche in italiano, molto molto carino questo Fate of Kay si chiamava. E beh ragazzi,